Io mi chiamo Bobo Pernettaz, sono con i miei amici compagni di viaggio, Alberto Faccini e Roberto Contardo. Abbiamo concepito un progetto che prevede tre racconti illustrati visivamente dalle copie dei miei lavori e commentati sia durante il racconto dai loro strumenti che come pausa da canzoni concepite da Roberto, eseguite anche da Alberto al contrabbasso. L'uomo che voleva volare. L'uomo vedeva gli aerei passare sulla sua testa, solcare il cielo e ne seguiva la scia, ma l'uomo non c'era mai salito su un aereo. Allora l'uomo, roteando su se stesso, allargava le braccia e faceva il rumore dell'aereo. Chi passava nella campagna lo vedeva e pensava: quello è matto, è matto. Quello è matto. Ma l'uomo, come un animale da soma, aveva sempre e solo lavorato. Tirato la slitta, tirato su muri a pietra, tirato su secchi di calcina, soprattutto tirato moccoli. E la notte lo assillava al solito incubo, come un pugno che gli trapanasse la testa, un pugno che gli faceva cacciare un urlo da animale ferito, e non c'era. Non c'era un gatto giocoso a tenergli compagnia, un gatto a giocare col filo, ma solo il filo dei ricordi. E ricordava quando da ragazzino faceva il pastore sotto quella montagna, tanto bella da spaventarlo. Ma abbiamo formato questo trio, che è una cosa nuova, anche diversa dal solito concertino, dalla solita recita, e sembra che funzioni. È un'idea del nostro amico Bobo, scultore, facciamo qualche tour in giro, abbiamo un bel calendario, speriamo che vada bene, ci divertiamo. Vadi. Qui fioccano denunce, Le denunce. Passo il mio amico Contardo, anche lui cantautore, così alla chitarra. Scese un uomo di un mondo lontano, occhi neri, fessure di luce, gli sorrise e poi tese la mano, e il suo viso sembrò meno truce. Sorseggiarono entrambi un liquore, poi fumarono del tabacco in onore dell'incontro tra un vecchio pastore e un lupo di mare, un pescatore. Fiore di monte, fiore di mare, questa è una storia ancora da sognare. Fiore di monte, fiore di mare, questa è una storia ancora da sognare. Pazzo tramonto per occhi curiosi di mille pesci muti a guardare una stella alpina e una di mare giocare insieme a parei morosi, e dal pastore non sembro vero di cavalcare grosse balene, poter parlare al corsaro nero e far l'amore con le sirene. Thank you.
è un'esperienza diversa perché tendenzialmente sono abituato a suonare da solo. Suonavo anni fa con un amico, questo amico adesso si è ammalato e grazie a Bobo, grazie ad Alberto, ho ripreso questa tipologia di esibizione che del resto mi apparteneva già un pochino, perché non ho mai fatto concerti nel senso vero della parola, ho sempre fatto una sorta di teatro canzone, ecco, se vogliamo, e quindi mi sono ritrovato abbastanza bene in questi panni qua. E in questa occasione qua, oltre ho incastrato alle storie che racconta Bobo, ho incastrato tre canzoni mie e una canzone di Emanuele Fossati. Siamo a gennaio di un freddo inverno, quando il notaio apre un quaderno, prende la penna dal calamaio, vola un pensiero, scrive il notaio. Scrive di ombre, vele di malinconia, lampi di luce, momenti di allegria, il sofferto saluto di chi è andato, l'abbraccio commosso di chi è tornato. Scrive il colore di un sogno lontano, l'onesto rituale di una stretta di mano, l'improvviso dolore di un pianto antico, l'immenso piacere di un gesto amico. Vola, 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 vola pensiero. Vola, 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 lassù nel cielo. Vola, 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 sempre più in alto. Vola, 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 vola. Ma un uomo cresciuto con rigorose formule e non incline ai romantici patteggiamenti decise che si era fatto il tempo della gallina, che la gallina avrebbe fatto brodo e non uova. Ingegner Lino Binel per i Valdostani. Ma un altro uomo che avrebbe voluto ignorare leggi e frontiere lo convinse a regalarla ad una donna mite. Quest'uomo è Enrico Thiebà per i Valdostani. Regalarla a una donna mite. Le mani accoccolate in grembo, un fiorellino stento per compagnia e una piattaia dove riporre ricordi e sogni. E allora, come se le intuizioni di un filosofo equilibrista dagli occhi cerulei riconducessero queste intuizioni ai rapporti tra esseri umani, all'uso delle parole, al contatto tra i corpi, al confronto, alla condivisione, al mescolarsi, al rapporto, mettendo al bando sguardi compromessi e nascosti, da mani titubanti, da voci che recitano il sì
della necessità, ma mucchiano il no dell'uomo libero, da mani che impastano la umma umma, il malaffare. Fino a dare voce alla propria anima, alla propria gola, alla propria coscienza, al proprio cuore.